per prima cosa tutto il mio team, che di fatto le regate in solitario, e dico sempre io, si vincono a terra e si vincono in gruppo, perché alla fine è vero, io mi diverto, ma prima di divertirsi c'è un lavoro tostissimo e, da parte di tutti, perché quello che vedete è stato fatto non da me. E quindi vi ringrazio per prima cosa, ringrazio la provincia, ringrazio il comune, e il comitato 4236 e tutti i miei sostenitori sponsor e poi anche i volontari e i sostenitori privati che hanno fatto delle sottoscrizioni e hanno permesso intanto l'alta partecipazione alla razza e poi il fatto che io sia qui a parlarvi e a tediarvi su questa cosa qua. L'esperienza Transat è stata importante farla, chiaro, mi sarebbe piaciuto finirla in un altro modo, ma l'esperienza insegna tante cose, quindi è stato preso tutto ciò che si poteva prendere dalla scorsa, dalla passata edizione, tutto ciò che si poteva prendere sia di positivo che di negativo, perché come tutti i processi scientifici di crescita, anche le cose negative servono per migliorarsi dentro, e per migliorare fuori ovviamente il mezzo tecnico, quando si fa il mezzo tecnico la barca, le vele e l'albero. Quindi grazie al supporto dei cantieri, della base nautica del cantiere navale di Castiglione, abbiamo messo veramente i puntini sulle i sulla preparazione della barca. Mi sta seguendo anche uno psicologo e quindi non perché sono diventato pazzo, lo ero già prima, diciamo così, sul fatto della preparazione per il ritmo di sonno e veglia, che sapete che in solitario è una cosa molto particolare, e regatando in giro così è il primo scoglio su cui mi sono dovuto sbattere praticamente, e quindi con dei test psicologici, con degli esercizi di rilassamento per abituarsi a dormire. Per questa edizione della Transat ovviamente non ci avrò da fare più come la passata edizione, il giro di qualifica obbligatorio di 1000 miglia e molte regate, cioè totalizzare un totale di 1000 miglia e regata, ma dovrò fare sicuramente molto meno, quindi ho la possibilità di preparare al meglio la barca e di settare il pilota che verrà fatto in Atlantico, ovviamente, questo settaggio, perché l'onda atlantica è completamente diversa, l'ho scoperto a mie spese, quindi in programma per questo anno ci sarà una regata tra un mese e mezzo qua organizzata dal Circolo Vela Calamone, e quindi la Cadà regaterà, diciamo, in terra amica, e sicuramente una regata francese stiamo ancora valutando con il comitato quale fare, ovviamente Francia Atlantica, e poi sto contattando un preparatore francese, un allenatore francese, per fare delle sessioni mirate alla Rochelle, sia quest'estate sia giorni prima della partenza dalla Rochelle, che sarà il 25 settembre. Questo appunto per stressare, cioè provare tutte le cose che in barca devono funzionare e che magari l'altra volta non hanno funzionato a dovere. E quindi l'approccio alla regata è decisamente più sereno, mio, ma anche del comitato, insomma, che continua a lavorare. Di fatto non si è mai fermato dal 2008, perché anche l'anno scorso sono state fatte le tre regate italiane e il comitato ha continuato a lavorare sia a livello logistico sia a livello, diciamo, di contatti per sponsorizzazione, per aiuti, e quindi così e andiamo avanti e ci alleniamo continuamente così, ovviamente senza tralasciare il discorso di preparazione fisica, che quello continua come, diciamo, senza grosse difficoltà, sia in palestra sia facendo bicicletta, quanto aerobico,
e quest'anno le due regate che vi ho detto. Quindi arriverò a La Rochelle decisamente più sereno e meno stressato dell'altra volta. Sono entrato in Transat praticamente 8 giorni dalla partenza. Vi lascio immaginare le difficoltà di tutti, insomma, nel riuscire a essere pronti. Sono a questo punto qui, non so se avete delle domande da farmi, sono a vostra disposizione. Sono contento che la barca si chiamerà anche Spirito di Maremma, in realtà anche l'altro anno abbiamo portato le bandiere donate da Leonardo Maras dalla provincia. In realtà queste bandiere qua hanno regatato l'anno scorso, perché in ogni tappa, in ogni regata che ho fatto, all'ormeggio, diciamo, quando la barca è ferma, hanno sventolato. E quindi sia quelle della Maremma Toscana, sia quelle della provincia di Grosseto, quelle del comune di Follorica e quelle del gruppo Vela. E quindi questa cosa qui, essere ambasciatore in una terra con la M maiuscola, mi fa molto piacere. Quindi vi ringrazio tutti.